Il termine globalizzazione è un buzzword, un lemma standardizzato per teorie fast food del consumo mediatico. In realtà il termine ha una sua precisa origine storica, alla fine del XX secolo, quando crolla il muro di Berlino e con esso il comunismo. Il dibattito prende tre direzioni. La presa di coscienza del globale può essere una presa di coscienza positiva, la fine della storia di Francis Fukuyama, oppure negativa, lo scontro di civiltà di Samuel Huntington, oppure un'analisi ragionata del rapporto tra globale e locale, come fa Anthony Giddens. Ancora nel 2020 stiamo ragionando secondo queste tre direzioni. Per parlare di risposte locali a sfide globali, voglio fare riferimento a due recenti esperienze di ricerca, una in tema di processi migratori che mi ha permesso di curare la pubblicazione di un numero monografico della rivista Società Mutamento Politica, rivista italiana di sociologia, dal titolo Bussate, forse vi sarà aperto, i migranti e le sfide per il riconoscimento dei diritti. Raccoglie questa pubblicazione anche i risultati del progetto di ricerca su gestione del rischio, incertezza decisionale e vulnerabilità sociali finanziato dall'Università di Catania nell'ambito del programma di ricerca Piaceri 2020-2022 e che ha visto coinvolti diversi colleghi di diversi ambiti disciplinari del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali e che ben si riconduce a due degli obiettivi sullo sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, cioè il goal 8 sul lavoro dignitoso e la crescita economica e il goal 10 sulla riduzione delle diseguaglianze. L'altra esperienza di ricerca è una prosecuzione di un'attività iniziata nel 2014 con il team voluto da Renzo Piano all'indomani della sua nomina a senatore a vita per la rigenerazione delle periferie urbane. Si è trattato di un'esperienza fatta insieme a colleghi di architettura e di agraria quest'anno presso la Mazzarona, periferia di Siracusa, dove un sociologo dell'ambiente del territorio come il sottoscritto ha lavorato soprattutto ad aspetti di progettazione sociale del territorio e quindi tenere conto dei bisogni delle popolazioni residenti, delle loro aspettative, delle loro domande, dei loro sogni, delle loro paure. Ho avuto modo di coinvolgere anche i miei allievi del corso di laurea magistrale in politica e servizi sociali che coordino, ma anche dottorandi di dottorato in scienze politiche. E anche questa è un'esperienza che si può ricondurre ad uno dei goal dell'Agenda 2030, quello sulla città e le comunità sostenibili, quindi per rendere le città e gli insediamenti umani più inclusivi, più duraturi, più sicuri, quindi una buona esperienza anche in termini di terza missione.